I carboidrati sono delle biomolecole che consistono di atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno, in cui questi ultimi si trovano di solito in rapporto 2 a 1, come nell'acqua, e da qui il loro nome. I carboidrati, conosciuti anche come saccaridi, possono essere divisi in quattro gruppi chimici: i monosaccaridi, i disaccaridi, gli oligosaccaridi e i polisaccaridi. Il monosaccaride principe è sicuramente il glucosio. Esso è sintetizzato dalle piante grazie alla fotosintesi clorofilliana ed è utilizzato da tutti gli organismi viventi per ricavare energia sotto forma di ATP grazie a un processo detto respirazione cellulare. Altri monosaccaridi sono il fruttosio, che si trova nella frutta, e il galattosio, che si trova invece nel latte. I disaccaridi invece sono composti da due monosaccaridi legati tra di loro. Il disaccaride più famoso è sicuramente il saccarosio, ovvero il comune zucchero da cucina, che è composto da una molecola di glucosio e una di fruttosio. Altro disaccaride importante è il lattosio, composto da galattosio e glucosio e che si trova nel latte, nonché il maltosio, formato da due unità di glucosio. Sia i monosaccaridi che i disaccaridi possono essere processati velocemente dal nostro corpo per ricavare prontamente energia. Essi vengono infatti definiti come zuccheri semplici. Gli oligosaccaridi, invece, sono delle catene, anche dette polimeri, formate da poche unità di monosaccaridi, in genere da 3 a 10. Essi si trovano sulla superficie cellulare e giocano un ruolo importante nel processo di riconoscimento e di adesione cellulare. I polisaccaridi, invece, sono composti da migliaia di unità di zuccheri semplici che possono trovarsi sia in forma lineare che ramificata. Per tale motivo, essi vengono definiti zuccheri complessi e possono sia essere utilizzati dalla cellula per ricavare energia, che giocare un ruolo strutturale. Ad esempio, la cellulosa è un polisaccaride composto da una catena lineare molto lunga di molecole di glucosio legate tra di loro ed è il principale componente delle pareti cellulari delle cellule vegetali. Essa è utilizzata come alimento da parte delle mucche, mentre non può essere digerita dagli esseri umani, in quanto nel nostro intestino manca l'enzima necessario a scinderla. Pertanto essa viene utilizzata dall'uomo principalmente per fabbricare la carta. Parte della cellulosa contenuta negli alimenti, però, compone la cosiddetta fibra alimentare insolubile, molto importante per mantenere un apparato digerente sano. I polisaccaridi utilizzati come magazzini energetici invece sono l'amido e il glicogeno. L'amido è un polisaccaride ramificato formato da amilosio e amilopectina. Esso è utilizzato dalle piante come fonte di energia ed è infatti abbondante nei cereali, nei tuberi e nel pane. L'equivalente dell'amido delle cellule animali è chiamato glicogeno. Anch'esso è un polisaccaride ramificato che, a differenza dei grassi, viene immagazzinato principalmente nei nostri muscoli e nel fegato ed è utilizzato a breve termine, tant'è che dopo un digiuno dell'attività fisica tutte le nostre riserve di glicogeno saranno consumate dal nostro organismo.